Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo statuto del comune e gli adempimenti e doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Si insedia il nuovo Consiglio Comunale di Teverola, dopo la vittoria della lista civica Teverola Futura, guidata da Gennaro Caserta. In una gremita sala consiliare, il medico teverolese ha prestato giuramento e indossato la fascia tricolore. Nel corso della seduta, inizialmente condotta dal consigliere anziano Pasquale De Floris, si è proceduto all'elezione del presidente del Consiglio, nella persona di Sara Pellegrino, e del vicepresidente Francesca Simonelli, entrambe esponenti della maggioranza. A sorpresa, l'opposizione ha votato per l'ex sindaco Biagio Lusini, non candidato alle ultime amministrative e sostenitore di Futura, episodio che poco dopo è stato stigmatizzato dal sindaco Caserta. Ufficializzata anche la nuova giunta. L'incarico di vice sindaco è andato a Tommaso Barbato, predecessore di Caserta. A completare l'esecutivo, Biagio Pezzella, Vincenzo Brunzo, Maria Grazia Improda e Nicoletta Improta. Parco urbano, cimitero, ex sede Geoeco e centro storico tra le priorità della nuova amministrazione, come spiega ai nostri microfoni il sindaco Caserta. Quello che abbiamo detto che si faceva nei 100 giorni, in attesa dell'insediamento di oggi, già lo stiamo programmando con i responsabili, l'esproprio già è partito del parco pubblico, via Siani, all'interno dell'area, diciamo, chiamata 167, due aree vicinori di 37.000 metri quadrati, dove ci sarà un parco con campi di tennis, campi di pallavolo, c'è un'area ristoro, c'è un'area per cani, c'è molto verde. E l'altra area di 24.000 metri quadrati di verde principalmente. Siamo in attesa questa settimana di avere qui a Teverola, nell'ufficio tecnico, la ditta e il direttore di lavoro della Gioeco, iniziare la gara del cimitero, dei lavori al cimitero e entro i termini giusti del 19 abbiamo fatto partire anche alla CUC tutto l'incartamento che riguarda il PNRR per il centro storico. Occhio alla viabilità e alla salvaguardia dell'ambiente. Su questo punto, Caserta, dopo le proteste contro lo stop alle auto inferiori ad Euro 4, adottato e poi revocato nel periodo commissariale, ha parlato di iniziative più equilibrate e ad ampio raggio. Siamo stati gli unici che siamo stati dal commissario a dire che quell'intervento andava fatto in sinergia con Aversa e con Carinare, dove c'erano anche i commissari prefettizi. Per cui farlo solo a Teverola è sembrato più un fatto penalizzante per Teverola. Quello che noi faremo sicuramente, quello che abbiamo detto in campagna elettorale, che cercheremo lo teniamo già in comodato d'uso, l'area ex Alifana sono 16.000 metri quadri all'ingresso di Teverola Nord, cercheremo di adibire quell'area a parcheggio, a verde pubblico, perché sarà la prima parte che ci permetterà di avere parcheggi per centinaia di posti auto. E avere questa barriera di alberi ad alto fusto per mitigare quello che sono poi tutti questi danni ambientali che ci recano il flusso viario. La cosa che noi faremo sicuramente è quello di creare dei parcheggi perché dobbiamo riavviare il commercio che in questo periodo Covid, lavori di Via Roma, è stato molto danneggiato e questa è una delle nostre priorità. Il sindaco ha poi chiarito i criteri di scelta degli assessori. Abbiamo fatto questa lista sulle persone, non abbiamo accordi precostituiti, per cui siamo stati liberi di scegliere un mix di esperienze e di nomi nuovi. Il primo cittadino commenta anche le polemiche post-voto circa le anomalie denunciate dall'opposizione, in particolare una presunta scheda ballerina sulla quale sono in corso verifiche. Scheda che invece Caserta ritiene nulla e che quindi non può inficiare il risultato elettorale. Io so quello che sanno tutti, quello che ci hanno detto chi stava nel seggio, che c'è una presunta scheda nulla, scritta a pennarello, quindi che dietro problemi che non si riusciva a chiudere quella notte, questa sezione 4, è stata sequestrata, per noi è una scheda nulla. Poi chi indagherà, chi farà, insomma ci farà capire questa scheda nulla, se molti la considerano ballerina, ma le schede nulla, no, per quanto io sappia. Mi hanno spiegato che la scheda del ballerino è un'altra cosa, ma io dico di più, le elezioni si vincono e si perdono. Chi le vince amministra, chi le perde cerca di far amministrare, poi tutto il percorso giuridico, ricorsi, cose si fanno in altra sede, ma noi a Teverola,
dopo un anno di commissariamento abbiamo bisogno di un'amministrazione che amministri il paese.